Per celebrare il centenario dalla nascita del parlamentare Girolamo La Penna, venerdì 18 a Termoli sarà scoperto e inaugurato il busto posto all'ingresso di via Federico di Svevia, un tributo doveroso all'ex deputato e sindaco della città. In occasione del centenario della nascita del prossimo 13 dicembre dell'onorevole Girolamo La Penna, presso la sala Ecclesia Mater del centro pastorale della Curia della Diocesi di Termoli Marino, del centro in piazza Sant'Antonio a Termoli, c'è stata la presentazione della manifestazione di inaugurazione del busto bronzeo del compianto onorevole La Penna. Nell'anno del centenario della nascita appunto dell'onorevole Girolamo La Penna, Termoli, per mezzo anche dell'associazione Girolamo La Penna, ha voluto appunto omaggiare con una statua che verrà apposta all'ingresso del borgo questa figura politica che ha significato tanto per tutto il territorio molisano e ovviamente in particolare per la nostra città. Parallelamente si presenta per la terza edizione consecutiva questo corso di formazione politica organizzato, ripeto, sempre dall'associazione Girolamo La Penna, che mira quindi a creare una nuova classe dirigente, a formare meglio una nuova classe dirigente, impartendo quelle nozioni che una volta venivano anche dalle scuole dei partiti, oggi cosa ahimè quasi del tutto scomparsa. E quindi punta a, ripeto, quindi a creare una nuova consapevolezza all'interno di queste persone che domani naturalmente dovranno costituire la nuova classe dirigente politica locale. Quindi siamo felicissimi di aver potuto come amministrazione sostenere questa iniziativa. Quest'anno abbiamo messo a disposizione l'auditorium comunale situato in via Elba, che sarà quindi la sede appunto di questo corso di formazione che auspichiamo vada naturalmente a bere i dovuti riscontri. Busto che verrà posto venerdì 18 ottobre alle ore 16:30 in largo Monsignor Biagio d'Agostino, nei pressi dell'ingresso lato Castello al Borgo Vecchio.